Ora vediamo il secondo esperimento in cui abbiamo due bobine, un primario e un secondario. Il circuito primario è una bobina alimentata con un generatore esterno che ci fa passare la corrente I1. Questa corrente produce il campo induzione magnetica che ha le linee orientate così come nel disegno. Il circuito secondario, invece, quest'altra bobina, non è alimentata dall'esterno, ma è la stessa bobina dell'esperimento precedente, collegata all'amperometro e volendo anche al voltmetro. Io qui ho lasciato solo l'amperometro, ma comunque abbiamo visto che il voltmetro segnerebbe alla fine la stessa cosa dell'amperometro. E questo secondario noi lo spostiamo verso destra, in modo da farlo entrare nel campo B del primario. Infatti vediamo che a un certo punto questo secondario comincia a entrare nella zona del campo B e poi, continuando a spostarsi, uscirà dalla zona del campo B. Ora, finché rimane fuori della zona del campo magnetico, non avverte nessuna variazione di flusso magnetico perché il flusso magnetico è zero e rimane zero attraverso il secondario. Perciò il secondario non reagisce e non passa nessuna corrente nei suoi avvolgimenti. Quando però il secondario comincia a ricevere il flusso magnetico del primario, comincia ad aumentare il numero delle linee di B che lo attraversano al secondario. E il secondario comincia ad essere attraversato da un flusso positivo, perché è un flusso che va verso l'alto. Ricordiamo infatti che, per come abbiamo convenzionalmente orientato gli avvolgimenti del secondario, se viene attraversato da un campo B verso l'alto, questo campo B fa un flusso positivo, come in questo caso il campo B del primario va verso l'alto. Allora il secondario avverte questo flusso in aumento e reagisce cercando di contrastare l'aumento delle linee di campo B che lo attraversano, generando un suo campo B indotto con le linee rivolte in basso. Per farlo, fa scorrere corrente indotta nei suoi avvolgimenti in questo verso, che è il verso giusto per generare un B indotto in basso. Siccome questo è il verso della corrente, contrario a quello convenzionale, e infatti anche il B indotto va verso il basso anziché verso l'alto, allora è una corrente negativa. Quindi l'amperometro segnerà questo valore negativo, soprattutto se lo spostamento orizzontale di questo secondario è rapido, cioè se noi lo facciamo entrare rapidamente nel campo magnetico del primario. Quando invece esce dal campo del primario, il numero di linee di B che lo attraversano al secondario diminuisce e quindi il secondario reagisce cercando di ripristinare quelle linee che vengono a mancare. Quindi stavolta fa scorrere corrente nel verso positivo, nel verso giusto, diciamo, in modo da generare un campo B indotto verso l'alto che va appunto a ripristinare, cerca di ripristinare quelle linee che vengono a mancare del campo B del primario. E quindi adesso la corrente è positiva. Questa tabella riassume i concetti, quindi in entrata nel campo B del primario aumenta il flusso magnetico attraverso il secondario, in uscita diminuisce invece questo flusso magnetico e in ogni caso il secondario reagisce generando un suo campo indotto, BI, e quindi il secondario genera il suo flusso indotto che serve a contrastare la variazione del flusso magnetico esterno, cioè che riceve dal primario. Abbiamo detto che la reazione del secondario, cioè la corrente indotta, questa è tanto più intensa, la reazione è tanto più violenta, quanto più il secondario si muove rapidamente. Ma si può anche agire in un altro modo per aumentare la reazione del secondario, cioè riempirlo di un materiale ferromagnetico, per esempio un nucleo d'acciaio. E lo stesso si può riempire con un nucleo d'acciaio anche il primario. Infatti, i materiali ferromagnetici, come l'acciaio, amplificano l'intensità del campo magnetico. Quindi il primario farà un campo magnetico più intenso al suo interno e il secondario sentirà più intensamente il campo magnetico e quindi riceverà un flusso magnetico esterno più forte, più intenso, grazie al fatto che anche il secondario è riempito d'acciaio.